A Firenze la regione toscana ha presentato la 34esima edizione degli Special Olympics che a Montecatini e Valdignevole vedranno competere 3.000 atleti in 18 diverse discipline. L'inizio dei giochi sarà preceduto dalla Torch Run che, attraversati 8 comuni, vedrà l'accensione ufficiale della torcia per i giochi all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme la sera del 5 giugno. Portare il loro contributo, portare la loro motivazione, portare gli strumenti che hanno a disposizione per cambiare il mondo, per far sì che le persone con disabilità intellettiva possano trovare un'accoglienza, possano trovare un contorno intorno a loro decisamente più accogliente, ma soprattutto più partecipativo. Siamo contenti sia ospitato tra Montecatini e la Valdignevole dal 4 al 9, quindi un evento che durerà molti giorni, che porterà tanti ragazzi con disabilità intellettiva a misurarsi con lo sport. Questa è una delle grandi partite sulle quali la Toscana si è impegnata da molto tempo attraverso il progetto Sportabile, attraverso la collaborazione con il CIP, con il Comitato Paralimpico, che vuol rendere lo sport accessibile a tutti. Credo che questa occasione in Toscana, che si concluderà a Montecatini Terme e comprenderà anche tutti i comuni della Valdignevole, sia un'occasione unica, un'occasione che vogliamo sfruttare e vogliamo valorizzare sotto tutti gli aspetti. Sarà uno degli eventi più grandi e più belli che noi andiamo ad accogliere. Ecco, Montecatini ha detto di sì perché insieme a Special Olympics ha capito che si poteva fare un percorso condiviso e importante. Questa in realtà è la risposta ed è un percorso diverso dal solito perché è un percorso che poi lascerà una traccia importante nel tessuto sociale della mia città e di tutta la Valdignevole.